Allora, eccoci qua per il sesto anno consecutivo. Un ringraziamento come al solito a tutti quanti. Grazie per la presenza, per poter onorare questi ragazzi, insomma, che ci teniamo tanto. Come dichiarò l'ex capitano della Nazionale Azzurra Diego Dominguez a termine di una sofferta partita vinta con la maglia azzurra, al rugby si gioca con le mani e con i piedi, ma in particolare con il cuore. Con questa visione collettiva di questo sport si è svolto oggi a Sulmona il sesto memorial in ricordo di Salvatore e Marco, i due giovanissimi atleti del Sulmona Rugby scomparsi esattamente 6 anni fa in un tragico incidente sull'altipiano delle 5 miglia. Da Roma, Avezzano, Santa Maria Capua Vetere, Sulmona, Napoli sono arrivati per ricordare i due giovanissimi atleti scomparsi e testimoniare la vicinanza a tutta la comunità del Sulmona Rugby. È un onore arrivare qui per il terzo anno consecutivo a questo memorial per ricordare questi due ragazzi che ci hanno, diciamo, lasciato un vuoto a tutti. Noi veniamo da Napoli per salutare Marco, che purtroppo non ci sono più con noi. Noi siamo gli amatori Napoli Rugby e in quell'occasione eravamo con i nostri ragazzi impegnati in quella trasferta, quindi per noi è un impegno verso questi ragazzi e verso la società, che comunque intende ricordarli ogni anno veramente, ed è una bella cosa. È un piacere essere qui e onorare oggi questo ricordo insieme alla nostra squadra, e faremo tutto quello che è possibile per fare una bella figura, insomma, farvi fare una bella figura. Bene, ringrazio Nunzio per l'invito al Santa Maria, ormai sono anni che siamo loro ospiti e per noi è sempre un piacere venire qui e soprattutto onorare i ragazzi in questa bella giornata di sport. Io gioco con la Old Ora, facevo rugby, diciamo, a pieno titolo ai tempi, e mi ricordo questa cosa che sconvolse tutto il rugby abruzzese, quindi siamo qui per onorarli e ricordare, come si dice sempre nel rugby, che al massimo si passa la palla. Ringraziamo come al solito le squadre amiche che ci onorano della presenza per ricordare questi ragazzi che restano sempre vivi nei nostri ricordi. Oggi fortunatamente è uscita una bellissima giornata, siamo pronti per onorare la memoria di questi ragazzi. Un pomeriggio di abbracci, di sport, ma soprattutto di emozione e commozione. Commozione, quella sana e bella, come quando una famiglia è riunita intorno a un tavolo per il pranzo, oppure degli amici davanti a un bicchiere di vino. I risultati degli incontri non li riportiamo perché in questa giornata, al di là dei risultati, quello che conta è che ancora una volta il rugby ha manifestato che è uno dei pochissimi sport dove se ti guardi indietro trovi un compagno, tanto in campo quanto nella vita. Per Salvatore e Marco, ippi! Ura! Ippi! Ura! Ippi!